Il laicismo oggi, contrariamente a quello che si può pensare quando lo si saluta come una filosofia dell'emancipazione, della libertà, è in verità una vera e propria malattia del nostro tempo. Preciso subito, per evitare equivoci, che se mi si domanda se sono laico e se ritengo che l'individuo possa liberamente scegliere se credere oppure no, rispondo chiaramente sì. Sono laico in questo senso. Penso che la scelta della fede sia rimandata alla coscienza individuale, naturalmente, che ciascuno sia libero di credere o di non credere. Ma il laicismo è un'altra cosa, non ha nulla a che vedere con questo. Il laicismo è una vera e propria formazione ideologica di tipo integralista che assume l'inesistenza di Dio come proprio programma ideologico totale. Il laicismo oggi, soprattutto nei suoi esponenti, che io chiamo gli esponenti dell'armata Brancaleone del laicismo, si caratterizza per il fatto di essere una filosofia apparentemente emancipativa che lotta contro Dio per liberare l'uomo, ma in verità è un momento ideologico interno all'odierno capitalismo assoluto, di cui costituisce appunto una glorificazione ideologica. Molto semplicemente, sarò telegrafico su questo punto, i principali esponenti del laicismo, in Italia Eugenio Scalfari, Flores d'Arcais o Di Freddi, sono pensatori che criticano tutti gli assoluti possibili, ma non dicono mai nulla contro l'unico vero assoluto superstite nell'odierna società, che è il monoteismo del mercato. Potremmo anzi dire, radicalizzando le cose, che i membri dell'odierna armata Brancaleone del laicismo sono quelli che lavorano per il re di Prussia, cioè lavorano per il movimento stesso di assolutizzazione del nesso della forma merce propria del capitalismo. Perché? Perché è il capitalismo stesso che deve, come ogni altro monoteismo, e il capitalismo oggi è un monoteismo del mercato e integralismo dell'economia, come tutti gli altri monoteismi, il capitalismo non tollera religioni concorrenti, deve eliminarle. E il laicismo è esattamente il modo in cui il capitalismo lotta contro tutte le religioni che non siano quella del mercato e della forma merce. Avrete notato sicuramente che tutti questi spiriti magni del laicismo si scagliano continuamente in forme spesso grossolane contro le religioni, ma poi non dicono nulla rispetto alla religione capitalistica. Nulla. Sembra quasi che debbano anzi favorire il suo sviluppo neutralizzando le altre forme religiose. Da questo punto di vista io non solo non sono a favore del laicismo, ma sono anche un suo irriducibile nemico, perché penso che il laicismo sia una formazione ideologica che il capitale, oggi trionfante, secerne a propria immagine e somiglianza, ripeto, per delegittimare ogni forma di resistenza religiosa e simbolica che non sia il puro adattamento alla religione del capitalismo. La religione oggi, con buona pace di quello che pensavano i marxisti, non è un momento ideologico del capitale. La religione oggi, l'aveva capito bene Ernst Bloch, può anzi costituirsi, nella sua corrente calda, conflittuale, oppositiva, come un'eroica forma di resistenza al capitale. Già solo per il fatto che ci ricorda molto semplicemente che Dio non è la merce, non è il mercato. Dio sta altrove. No? Ricordiamoci che i testi sacri sono, lo diceva bene Bloch, sono costantemente attraversati da questa corrente calda che in nome di Dio lotta contro i soprusi terreni, da questa corrente calda per cui il regno dei cieli è qualcosa che deve essere tradotto in terra tramite l'instaurazione di una società giusta. Non è un caso che l'unico passo dei testi sacri in cui Gesù si adira è quello della cacciata dei mercanti dal tempio. Come diceva Ezra Pound nei Cantos, diceva: il tempio è sacro perché non è in vendita. Il tempio è sacro perché non è in vendita. Questo è il punto fondamentale oggi. Per questo il laicismo è un momento ideologico interno al capitalismo trionfante. E oggi la lotta contro il capitale dovrà intrecciare fra loro la grande stagione filosofica della grecità classica con l'ideale del metron, della giusta misura contro la dismisura capitalistica, il cattivo infinito del profitto. Dovrà intrecciare questo con la grande tradizione idealistica che assume tramite il nesso di soggetto e oggetto, assume la realtà non come una datità a cui adattarsi, ma come un processo in fieri in cui il soggetto si realizza trasformando il mondo e portandolo sempre più a corrispondere tramite la prassi con la propria soggettività.
dovrà intrecciarsi anche con il recupero della religione come hegelianamente come modalità rappresentativa dell'assoluto, altra rispetto alla filosofia, ma non necessariamente in conflitto con essa. Tutte queste istanze dovranno trovare un momento di sintesi conflittuale contro il capitale oggi trionfante, rispetto a cui la stessa armata Brancaleone dei laicisti, spiace ricordarlo, è del tutto interna all'apologetica del capitale.